Parliamo di 1 milione di euro per il trasporto pubblico locale, sono risorse molto importanti perché in parte serviranno a studiare proprio l'area, ascoltare tutti i portatori di interessi, le istituzioni locali, dalla tua fino ai comuni, per poter redigere poi un piano della mobilità sostenibile, migliorare il trasporto pubblico locale di queste aree. Sono 20 comuni, Valfino, Vestina e area interna, la seconda area interna della SNAI, e quello che è importante è poter dare risposte ai cittadini sia per il servizio a chiamata sia per quanto riguarda sicuramente il supporto alle attività sanitarie. E questo è un ambito che ovviamente esplorerà il Mobility Manager che oggi presentiamo, un professionista che ha lavorato già nella provincia di Milano, nella regione Lombardia, nella capitale a Roma, e quindi ha una lunga esperienza, si può mettere a servizio di quest'area per dare le soluzioni migliori. Puntare sul potenziamento appunto dei trasporti e della mobilità è anche un modo per riavvicinare alle aree interne. Assolutamente così, sono le 3 linee guida della SNAI: sanità, mobilità e istruzione. Sono i servizi essenziali di cui i cittadini hanno bisogno per poter rimanere e anche per poter decidere e scegliere di tornare a vivere nelle aree interne, creando quell'equilibrio territoriale di cui c'è tanto bisogno in Abruzzo.